funziona se la presa di cassetta è giusta, non lo so, ci ho pensato tanto, ma non da sempre, insomma, ma certamente avere un punto di riferimento, qualcuno a cui ispirarsi, è come la citazione di un discorso, non ti appoggi, no? Trovi concretezza, trovi forza. Sicuramente un principio, se trova qualcuno in cui incarnarsi, trova forza e trova slancio. E quando ho fatto questo discorso, il babbo tornò a casa e cercò una cosa strana, da subito. La prima cosa che il babbo fece quando tornò a casa, e noi era una settimana, non si vedeva perché per una settimana era giù a tutta la vita, e quando tornò ricevette una telefonata, una persona che non so, aveva trovato il numero di casa, i cellulari non c'era nemmeno, lui dicendo non ce l'aveva. E telefonò era un ragazzo aveva visto questo servizio, questo suo discorso alla televisione e aveva bisogno di parlare con lui. E allora per accordare prese il telefono e ci parlò. Ma guardate che impatto. Era una persona che negli ultimi 10 anni ha avuto un cambiamento molto profondo e su questo davvero mi piacerebbe questa sera raccontarne qualcosa. E se qualcuno telefonava a casa fino a un mese prima, cioè non ce l'avrebbe mai parlato. Perché era una persona che aveva molto pudore, molta timidezza, non era tanto di parlare, che di dire, che di racconto, cioè non era una persona estroversa. No? Però quel giorno invece si mise a parlare, non staccava mai, continuava a parlare, aveva bisogno di sfogarsi. No? E insomma questo fu già il primo segno di cambiamento, diciamo, per noi, no? Vedere il babbo improvvisamente diventare molto disponibile. E questo cambiamento poi si è concretizzato negli anni a venire. E questo che voglio dire è che si è concretizzato anche sotto l'aspetto umano, perché penso che nella famiglia si riflette veramente quello che siamo, perché si può anche essere bravi a parlare tutto, essere di belle parole, di belle concetti, ma poi forse nelle cose di tutti i giorni dove si manifesta veramente quello che c'hai dentro, a un grado di quanto sei in grado di darti e non di volere, no? E insomma io verificavo che davvero c'è stato un cambiamento importante, dentro quello che c'è autentico. Quello che è successo a Babbo la pensavo prima, quando parlava Caselli, che oggi non succederebbe più. Cioè non succederebbe più che qualcuno possa rappresentare, farsi incarnazione, come dire, di principi così come la giustizia, principi che sosteneva Don lo diceva, giustizia senza dello Stato, dedizione alla causa del bene pubblico. Se qualcuno si azzarda a fare una cosa del genere viene immediatamente tacciato di intelligenza col nemico, no? Cioè, siamo in uno stato, diciamo, quasi paragonabile a uno stato di guerra, no? Per cui non esiste più una figura super partes, ma ti schiero se rimossa di là. Allora invece eravamo fortunatamente in cui almeno questo, diciamo, ecco, c'era risparmiato, per cui una persona come Babbo aveva la forza di parlare a tutto il paese. E mi fa sempre molto effetto, ancora oggi, quando incontro persone che lo hanno conosciuto come, abbiamo ascoltato prima il professor Matteucci, mi ha parlato anche per telefono, no? E senti da parte di queste persone il ricordo, appena sentono o sanno che io sono il figlio lì, e allora vedi subito che non cambiare. Ma non cambiare con rispetto, no? Non è il rispetto che viene fuori, ma viene una sorta di affetto. Cioè, è come se il Papa avesse raccolto in questi, soprattutto in questi ultimi 10 anni della sua vita, molto affetto. E questo naturalmente sorprende sempre, no? Quando succede a qualcuno che conosci da sempre, perché se cambia la sua visione pubblica, come dire, se cambia rispetto al comune sentire, ti interroga, dice ma allora sarà diverso anche con me, oppure ma allora prima è stato diciamo, sono stati anni in cui tutti noi ci siamo dovuti riequilibrare, no? Su questo aspetto anche umano, il rapporto con lui, di. Però lui ha comunicato, no? Che
più, no, su queste cose. Quindi in questo senso ci ha molto aiutato in questo periodo. Quello che non è cambiato, quello diciamo su cui si sapeva già a monte, era il suo essere un idealista, no? Quindi una concezione diciamo potente etica della vita, un concetto forte di ciò che è bene, di ciò che non è bene, questo l'aveva sempre accompagnato per tutta la vita, sempre. Ultimamente, prima di andare a Palermo, tutto questo si manifestava con un certo scontento. Non si diceva, ma tutto sembra contento, perché veramente trovava questa sua idealità, questa sua spinta verso la partecipazione al bene pubblico, il vedere che anche gli altri, persone che hanno responsabilità, dovessero fare questo, no? Il vedere invece che le cose non erano così lo sconcertava sempre più. Lo stava un po' davvero creando amarezza in lui. E poi succede che si libera il posto degli indici, non ci ha meravigliato il fatto che facesse domanda, perché si sapeva che era un posto che veramente raccoglieva tutto il suo slancio, era una Sicilia, la sua Sicilia che sempre ce ne parlava, era un posto a cui si andava a combattere proprio quegli elementi ideali su cui lui sempre insisteva anche con noi, cioè tutti questi disvalori, no, che avete sentito anche mentre parlava ragazzi, insomma quel discorso davvero molto commovente, io lo sento un po' travallare. Erano discorsi che comunque venivano fatti, no? Quindi sapevo che quel lavoro era. Ho sperato tanto che ci andasse, che la scelta andasse su di lui, perché sapevo che sarebbe stato per lui importante. E in effetti è stato proprio così. L'esperienza di Palermo per lui è stata determinante. C'è una frase su questo libro che mi ha colpito, anche su questo ho riflettuto un po', e dice: io non riesco più a ricordarmi la mia vita prima di Palermo. E questo però succede, no? Quando ti capita un'esperienza molto forte, un'esperienza che può essere un incontro, può essere un'esperienza di vita molto forte, si va magari a depositare una parte di noi molto profonda, forse senza tempo, forse una parte che è in contatto con degli aspetti di noi che non hanno neppure tempo. E allora diventa tutto per sempre, no? Prima e dopo si confondono. Ora è un po' e non succede, però mi ricordo che all'epoca quando facevo un incontro importante ti sembrava che questa persona la conosco da sempre, perché era proprio compenetrata con te. E così era successo per lui a Palermo. E gli anni di Palermo mi piace, gli anni di Palermo del Papa, mi piace sempre condensarli in una frase, che è una frase di Paolo Borsellino, che per il Papa è stata una figura molto importante. Tanto vorrei dire un'altra cosa riguardo il giudice Naselli, perché nel ricordare il Babbo io lo trovo molto spesso, no, il giudice Nasselli, nelle cose che ci diceva il Babbo. Dovrei ricordare anche come la persona che era insieme a me, fratelli e nipoti, nell'ultimo saluto al Babbo a Firenze, prima che si vedesse la Mara, eravamo noi, c'era Laura. E poi un altro aspetto importante è stato che il Puro Antimafia è andato anche per riferimento, per ispirazione. Trattano un'esperienza di Giancarlo Nasselli fatta a Torino. Penso, non so se è stato allora che siete conosciuti. Perfettamente. Cioè, Babbo ammette che questa esperienza, se non ci fosse anche impulsionato a Roma, comunque eravate qualcosa del comune. Il pur comune a Torino, lavorava nell'antiterrorismo e Babbo fu colpito, no, da questa modalità di lavoro. Poi c'è stato il genere di Palermo, di una certa successione, insomma, è stato. E comunque, soltanto la frase di Borsellino, disse: Palermo che non mi è mai piaciuto. Per questo l'amo così tanto. Perché amare qualcosa è cercare di cambiarla, di restituire l'armonia.